AD 3 marzo 1585. Il Teatro Olimpico viene finalmente inaugurato con la rappresentazione dell'Edipo Tiranno, una tragedia greca di Sofocle. Una folla di nobili intellettuali e accademici si riversa sulla piazza dell'isola per assistere alla prima. Ma tra il pubblico manca proprio lui, Andrea Palladio, l'ideatore di tanta bellezza. Ironia della sorte, infatti, 5 anni prima, nell'agosto del 1580, l'architetto si era spento all'età di 72 anni, a cantiere appena avviato e con i disegni rimasti incompiuti. Si era infranto così il sogno di una vita, vedere realizzato a Vicenza il primo teatro stabile coperto del Rinascimento italiano. Ma i suoi sforzi non sono stati vani. I lunghi anni di studio condotti sugli antichi teatri romani avrebbero in ogni caso portato i loro frutti. I disegni furono completati dal figlio Marcantonio. Tutto aveva avuto origine con l'istituzione di un'accademia nel 1555, chiamata Accademia Olimpica, in omaggio ai giochi panellenici dell'antica città di Olimpia. Sin dall'inizio l'Accademia si era distinta per una visione aperta e democratica. Tra i 21 membri fondatori compare infatti anche il nome di Andrea Palladio, nonostante non fosse di nobili origini. Tra gli interessi degli accademici emergono in primis alcune discipline scientifiche: fisica, matematica, astronomia, anatomia, alle quali si aggiunge però anche la passione per l'arte teatrale classica. Così negli anni 60 del Cinquecento essi organizzano la rappresentazione di due tragedie moderne. Andrea Palladio in persona progetta la scenografia, una scenografia di legno allestita in quello che al tempo era l'unico ampio spazio coperto della città, cioè il Palazzo della Ragione. Mancava un teatro coperto a Vicenza. E così gli accademici si ingegnarono per cercare una soluzione. Il loro motto è «Hoc opus, hic labor est», «Questa l'opera, questo è il grande lavoro», tratto da un passo dell'Eneide di Virgilio. «Nessuna impresa, cioè, si compie senza un grande impegno». Come Enea, l'eroe troiano che, sceso agli inferi, aveva faticato a risalire alla luce del sole, così anche il cammino degli accademici sarà lungo e accidentato fino alla completa realizzazione del loro teatro.